abbiamo con noi Valentino Magliaro di Canva. Canva è un'applicazione sempre più utilizzata in espansione, Valentino. La utilizzano attualmente 200.000 insegnanti, è un'applicazione gratuita. A cosa serve Canva? Ciao Alessandro e ciao agli amici di Tecnica della Scuola. Canva è una piattaforma collaborativa, è una, possiamo chiamarla app, possiamo chiamarla un po' quello che vogliamo, di fatto è uno strumento che tantissimi docenti, tantissimi studenti la usano tutti i giorni per la loro creatività. Con Canva tu puoi fare quello che vuoi, da un'idea la realizzi, e il nostro obiettivo è quello di portare sempre di più Canva in tutte le scuole italiane, perché sempre di più sta diventando uno strumento indispensabile per docenti, per lavorare sulla loro creatività, e per gli studenti per riuscire a liberare un po' di loro fantasie che grazie a Canva riescono a trasmettere. Rispetto a qualche anno fa vi siete aperti a tutte le discipline. Canva non è più utilizzato solo per fare grafica e comunicazione, ma da tutti gli insegnanti. Perché un insegnante di inglese, di matematica, di francese dovrebbe avvicinarsi a questa applicazione? Perché Canva è polifunzionale, va bene a tutti e è adatto a tutti. Pensa che non solo un professore di matematica con Canva da zero può riuscire a ricreare dei modelli di tabelline che possano andare bene per le elementari, o costruire un poster per insegnare scienze che racconti la tabella delle materie. Un insegnante di inglese, grazie ad un traduttore che noi abbiamo all'interno di Canva, può facilmente insegnare la grammatica utilizzando un traduttore interno che traduce fino a 21 lingue. Quindi banalmente non è solo il professore di inglese, ma anche per chi fa un corso di giapponese può essere utile. Così come l'italiano ti aiuta, grazie a tutte le funzioni che ha all'interno, ma dei template sulla base, su quello che è stato costruito Canva, perché oltre 15.000 designer nel mondo vanno a costruire dei template che sono la base per la creatività degli insegnanti, e quindi va bene a tutti. Pensa che in Canva recentemente abbiamo scoperto che anche i docenti di educazione fisica usano Canva per iniziare a creare le schede di allenamento per i loro studenti. Benissimo. Così come gli alberghieri lo utilizzano per preparare i loro menù. Allora, Canva sicuramente è molto, come si dice in gergo, easy. Però se si vuole utilizzare a un livello superiore necessita anche di una piccola formazione. Guarda, come tutti quegli strumenti che sono facilissimi da usare, noi a volte la descriviamo come l'iPhone delle piattaforme, no? per gli insegnanti, per la sua semplicità, perché immediatamente la si può iniziare a utilizzare. Però come tutti gli strumenti ci vuole anche un senso estetico, ci vuole una capacità di allenamento a quelli che sono degli elementi all'interno di Canva. E quindi come scoprire quante milioni di immagini e video tu puoi utilizzare, come integrare bene tutti gli elementi, le nuove funzionalità, abbiamo integrato ora tutta l'intelligenza artificiale all'interno di Canva, ci può volere dell'allenamento, e noi per questo abbiamo una design school nel mondo che permette a chiunque di accedere a dei corsi gratuiti, a vedere dei tutorial che realizziamo direttamente noi attraverso dei designer di Canva per gli insegnanti, per gli studenti e per qualsiasi tipo di persona che voglia allenarsi un pochino di più a giocare con Canva. Voi avete anche un'applicazione che mette a disposizione degli insegnanti? Canva ha il suo alter ego sia online che come applicazione, sia per iPhone che per Android, che per Mac che per tablet. L'applicazione si può installare su qualsiasi piattaforma, su qualsiasi dispositivo, e con le stesse credenziali la si può utilizzare sia online da browser che da telefono. Allora, mi dicevi, esiste una versione professional, esatto. Però gli insegnanti accedono gratuitamente a entrambe le versioni. Esattamente, guarda, noi Canva nasce come piattaforma gratuita e nasce come piattaforma a pagamento per il mondo delle aziende. Per la scuola, a livello globale, abbiamo preso un impegno. L'education è per noi uno dei pilastri fondamentali, quindi nel mondo abbiamo scelto di regalare a tutte le scuole di tutto il mondo Canva con tutte le funzioni pro gratuitamente per sempre. Una scuola può scegliere di diventare scuola Canva e dare a tutti i suoi docenti, a tutti i suoi studenti, a tutto il suo staff Canva con tutte le funzioni pro gratuitamente installato nella loro gestionale della scuola.
Questo lo facciamo perché crediamo che la scuola sia il vero abilitatore della creatività per il futuro degli studenti, ma anche dei docenti. E ti do dei dati: ad oggi sono oltre 50 milioni di docenti che utilizzano Canva in tutto il mondo per la loro creatività personale e da portare poi in classe ai loro studenti. In Italia 1000 scuole già hanno aderito. Sì, in Italia in 2 anni siamo arrivati a circa 1000 scuole, con circa 150.000 docenti che utilizzano regolarmente tutti i giorni in classe e 500.000 studenti. Ripeto, le scuole non devono spendere nulla. No. E quindi questo è un messaggio importante, perché in questo momento le scuole hanno a disposizione molti soldi attraverso il PNRR, ma quando terminerà comunque avranno a disposizione un software, una piattaforma gratuita. Un'ultimissima: siamo a didatta, si parla tantissimo di intelligenza artificiale, di nuove tecnologie. Quanto voi avete utilizzato, incluso l'intelligenza artificiale all'interno di Canva? Canva sta facendo un lavoro sull'intelligenza artificiale enorme. Il nostro impegno è stato quello di inserire l'intelligenza artificiale nativamente dentro Canva in tutte le sue funzioni per tutti, soprattutto docenti e chiunque voglia utilizzare Canva. Abbiamo limitato una piccola parte agli studenti perché crediamo che sia uno strumento potentissimo, importantissimo, ma il quale bisogna comunque procedere con attenzione e bisogna allenarla bene. Quindi noi quello che facciamo è allenare bene i docenti, utilizzarla al meglio per poi portarla in classe ed essere preparati a raccontarle ai suoi studenti. Sull'intelligenza artificiale noi abbiamo integrato ChatGPT con una versione nostra dedicata. Da una descrizione di testo puoi generare un video, da una singola richiesta che tu fai puoi generare un'intera presentazione. L'intelligenza artificiale cambierà il modo semplice di utilizzare Canva, ma così come tanti altri strumenti. Noi ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo un team in tutto il mondo che è fortissimo nel sviluppare nuove soluzioni e il nostro obiettivo è che l'intelligenza artificiale sia uno strumento utile per rendere più semplice, più bello, ma anche creare degli elaborati, della creatività migliore per raccontare un'idea e poi vederla realizzata. Bene, bene Valentino, credo che la vostra funzione, il vostro servizio sia un esempio proprio di come le nuove tecnologie possano poi essere messe a disposizione della didattica e come possano supportare l'insegnamento attraverso modalità tutto sommato poco complicate, no? Questa è un po' la chiave del vostro successo. Bene, ringraziamo Valentino Magliaro, Country Manager di Canva, per la sua disponibilità e ci vedremo presto sicuramente in occasioni come questa di didatta che vanno poi ad affrontare le problematiche, ma soprattutto gli sviluppi delle nuove tecnologie. Grazie a voi, grazie Alessandro e grazie a tutte le persone che seguono Tecnica della Scuola.